Cari amici del Volto del Ring, benvenuti nel video di recensione di WWE Royal Rumble 2022. Prima di partire vorrei ricordarvi che l'8 marzo porterò tutte le modalità di WWE 2K20 su questo canale, quindi tantissime nuove serie, GM Mod, Universe Mod, Ring of Volto, Showcase, Carriera, tutto su questo canale YouTube dall'8 marzo. Mi raccomando, non mancate. Dunque adesso partiamo subito con la recensione dell'evento, che si è aperto con il grandissimo match valevole per il titolo universale tra il campione in carica Roman Reigns e lo sfidante Seth Rollins, che si è presentato nei panni dell'architetto dello Shield. Match davvero pazzesco. Seth Rollins è arrivato vicinissimo a vincere la cintura, ha fatto una prestazione davvero superlativa, una delle migliori degli ultimi anni. Forse gli ultimi periodi in cui abbiamo visto una prestazione così eccellente da parte di Seth era nei periodi in cui era il Beast Slayer, unico e inimitabile. E finalmente abbiamo visto di nuovo un grandissimo Seth Rollins, pazzesco. Alla fine Seth ha vinto, ma per squalifica, perché Roman, al momento di eseguire la ghigliottina, ha fatto sì perdere i sensi a Seth, ma quando l'arbitro doveva sincerarsi del fatto che Seth era davvero svenuto o meno, gli ha alzato il braccio, come il braccio è cascato sulla corda, quindi lì c'è il rope break. Però Roman non si è fermato, ha continuato nella sua presa, quindi l'arbitro l'ha squalificato. Dopodiché Roman ha perso la testa e ha colpito ripetutamente Seth Rollins su di sediate, l'ha proprio menato, e quindi ragazzi mi sa tanto che il prossimo mese ad Elimination Chamber in Arabia Saudita assisteremo ad una bella rivincita. Adesso passiamo alla Royal Rumble Match tutta al femminile, che ha visto il ritorno shock di Ronda in WWE. Ritorno clamoroso, Ronda ha sbarazzato tutta la concorrenza. Ci sono stati tanti ritorni interessanti dal passato, davvero tanti. Non so qui ad elencarli, ma davvero è stata una Royal Rumble Match che mi è piaciuta molto, perché è stata davvero tanto sorprendente. Ogni volta c'era sempre questa atmosfera del tipo: adesso chi entra, adesso chi arriva, adesso chi torna, adesso chi debutta. Un'atmosfera davvero pazzesca, una delle migliori Royal Rumble Match femminili mai viste, davvero. È stata combattuta fino all'ultimo, c'era una qualità di atlete davvero eccezionale. Alla fine Ronda ha vinto e dunque a WrestleMania affronterà la campionessa che lei vorrà, quindi o Becky Lynch o Charlotte Flair. Appunto, Ronda ha eliminato per ultima proprio Charlotte Flair, quindi chissà che non sia proprio Charlotte la sua avversaria. Comunque bellissima Royal Rumble Match, davvero. Poi passiamo al match valevole per il titolo femminile di Raw, e quindi Becky Lynch contro Doudrop, la sfidante. Questo match io l'avevo detto nei pronostici che sarebbe stato senz'altro il più brutto della serata, e infatti è stato così. Questo match è stato davvero brutto, senz'altro anche per via del fatto che c'era un grande divario fra le due atlete a livello di stazza. Questa cosa è stata determinante. Alla fine comunque Becky è riuscita a conservare il titolo nonostante molte fatiche, eseguendo la sua finisher addirittura dal paletto, un qualcosa di colossale. Quindi Becky conserva il titolo, però il match è stato un po' così. Poi passiamo al grande match valevole per il titolo WWE tra lo sfidante Bobby Lashley ed il campione in carica Brock Lesnar. Match che è durato circa una decina di minuti, però sono stati 10 minuti davvero tutti spinti al massimo dei giri, fin dai primi secondi. Un match davvero bello, un match che attendevamo tutti da anni, Bobby contro Brock. Alla fine Brock stava per vincere perché ha effettuato l'F5 su Bobby Lashley. Il problema è che eseguendo l'F5 ha urtato l'arbitro, di conseguenza l'arbitro è svenuto, è arrivato Roman Reigns che ha messo KO Lesnar con la Spear, e poi Paul Heyman gli ha consegnato la cintura di Lesnar, quindi Roman con la cintura da WWE ha colpito Lesnar in testa. Dopodiché è arrivato un altro arbitro, 1, 2 e 3, Bobby Lashley, nuovo campione WWE. Quindi anche quest'anno la Road to WrestleMania sarà all'insegna di Bobby Lashley come campione WWE. Anche quest'anno Bobby andrà a WrestleMania col titolo WWE tra le mani, e ne sono davvero molto felice. Un atleta come Bobby merita tantissimo, merita davvero tanto. Quindi sono davvero felice di questo suo nuovo secondo regno da campione WWE, davvero tanta roba. Bobby può senz'altro costruire una Road to WrestleMania davvero molto interessante. Sarà bello scoprire quale sarà il suo sfidante, perché al momento ragazzi ci sono tanti nomi, quindi sarà
bello scoprire chi lo affronterà. Davvero bello, bello, bello. Poi passiamo al match a coppie miste, quindi Edge e Beth Phoenix contro The Miz e Maryse. Questo match ha avuto una durata media, diciamo, meno di un quarto d'ora. Onestamente non mi è piaciuto tantissimo. Diciamo che io non avevo tanto hype per questo match, proprio niente, 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 niente. Però comunque, nonostante tutto, è stato combattuto abbastanza bene, un match abbastanza sufficiente, nulla di particolarmente eccelso. Alla fine a trionfare ovviamente sono stati Edge e Beth Phoenix, che quindi chiudono per sempre la rivalità con The Miz e Maryse. E poi adesso sarà interessante scoprire cosa attenderà Edge, insomma, quale sarà il suo futuro, quale sarà la sua road to WrestleMania, chi affronterà nello show più importante dell'anno. Sarà bello da scoprire. E adesso passiamo al main event, Royal Rumble Match, tutta al maschile. Adesso qua io vorrei fare una premessa, come l'ho fatto in video dei pronostici. È successo un qualcosa di clamoroso, solo per il fatto che la WWE aveva, diciamo, delle problematiche, non la disponibilità, delle atlete per la Royal Rumble femminile, ha dovuto chiedere ad Impact il permesso per ingaggiare Mickie James. Da lì tutti quanti i siti, fanpage eccetera, hanno iniziato a ingigantire la cosa, AEW, Impact collaborano con la WWE, scambi di atleti, sì, adesso ci sono Cody Rhodes, Kenny Omega, CM Punk, MJF, Chris Jericho, Britt Baker, tutti questi nomi sono volati. E in un giro dei pronostici mi sono anche incazzato, ho detto, oh ragazzi, ma voi volete fare un bel TSO? Ah? Ma stiamo scherzando, cioè, alla fine sono arrivati questi nomi? No, no, non sono arrivati perché erano cazzate, erano spazzatura diffusa da certi siti web da 4 soldi e anche da fanpage da 4 soldi che meritano solo la spazzatura. Non è mai stata annunciata una collaborazione sulla base di scambi di atleti tra WWE, AEW ed Impact. Niente di tutto ciò. Solo perché hanno ingaggiato Mickie James per una notte, da lì tutto il mondo ha montato su una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. È ridicola, è ridicola, è veramente una cosa ridicola. Vergognatevi. Prendete il cellulare, chiamate l'ospedale e prenotate un TSO subito, subito, perché se voi credete davvero a queste cazzate, siete degli stupidi. Ecco. Comunque, passiamo alla Rumble Match tutta maschile. Ragazzi, questa Rumble è stata davvero bellissima, anche questa incerta fino all'ultimo. Non ci sono stati chissà quali ritorni, apparizioni e tutto quanto, però abbiamo visto tante cose interessanti. Ad esempio abbiamo visto Bad Bunny arrivare a sorpresa, McIntyre tornare dal suo infortunio a tempo di record. Abbiamo visto tanta bella roba carina e interessante. Alla fine, ragazzi, c'è stato l'ingresso a sorpresa che purtroppo era telefonato, però dai, è stato un qualcosa di fighissimo. Brock Lesnar che entra nella rissa reale e poi arriva all'ultimo contro McIntyre. Drew McIntyre e Brock Lesnar al centro del ring, porca miseria, qualcosa di pazzesco. Alla fine non è successo lo stesso finale. Che, o meglio, non è successa la stessa cosa della Royal Rumble 2020 quando McIntyre eliminò nel corso della rissa reale Brock Lesnar, ma stavolta le parti si sono invertite. Stavolta è stato Brock a prendersi la sua rivincita, eliminando Drew McIntyre, andando a vincere la rissa reale. E quindi, ragazzi, ormai è scontatissimo. Brock Lesnar andrà a WrestleMania non contro Bobby Lashley, ma andrà contro Roman Reigns. Quindi ci attende davvero un main event colossale. E poi per l'altro titolo, appunto, sarà interessante, come ho detto prima, vedere chi affronterà Bobby Lashley, perché ragazzi, ci sono tanti avversari interessanti che gli si possono proporre. Si può fare anche un triple threat, qualsiasi tipo di match, ragazzi, sarà davvero interessante perché c'è un grosso punto interrogativo sulla questione titolo WWE. E a me piacciono queste cose, a me piace l'imprevedibilità. E poi, ragazzi, tra Roman e Brock, chi può vincere? Chi lo sa? Sarà una figata pazzesca da scoprire. Voto all'evento, io direi 8,5/9 su 10. Sia 8,5 che 9 per me possono benissimo definire questo evento che è stato davvero bello. Soprattutto per le due risse reali che non sono state per nulla scontate, perché comunque sì, erano telefonati di turni di Ronda e Brock, però non c'era quella certezza assoluta che i due avrebbero partecipato, non c'era.
E poi c'era davvero una qualità talmente incredibile di atleti in entrambe le Rumble che davvero ho avuto l'impressione dall'inizio alla fine che potesse vincere chiunque. Ed è questo il bello della Rumble, una contesa dove tu non sai chi vince. E questa è la cosa bella. Quindi l'evento per me è davvero super promosso. Bene, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto l'evento. Vi ringrazio per aver partecipato alla visione di questo video. Vi rinnovo l'appuntamento per l'8 marzo perché vedrete davvero tanti gameplay, tante serie e tutte le modalità di WWE 2K22 proprio qua su questo canale YouTube. Gratis, senza pubblicità, senza richieste di soldi, senza richieste di abbonamento, di donazioni, perché noi qua lavoriamo gratis per la vostra passione, non per speculare, non facciamo le pagliacciate, non urliamo, non sbraitiamo, non facciamo i teatrini, i clown. No, queste cose le lasciamo al circo. Qua siamo persone serie che lavorano per voi. Quindi, grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!